Salve a tutti, io sono Resler e benvenuti a un nuovo episodio della campagna di Costaltin. Mi sto anche impappinando fuori di registrare. Comunque, niente, abbiamo perso un altro esercito per colpa di Scrag, che è arrivato con 4 stack. E niente, ho dovuto fare una giocata forzata, e il risultato è che poi mi sono ritrovato da solo contro più di 3.000 ogri che non ce l'ho fatta a vincere. E adesso c'è la possibilità che vanno a Erengrad e che me la prendono, purtroppo. Allo stesso tempo si è attivato lo scenario di fine partita, che è lo scenario dei vampiri, quindi i trattati di pace che avevamo fatto con la Legione dei Tumuli e con la Silvania vanno a farsi benedire, perché adesso i vampiri sono di nuovo entrati in guerra con noi e con tutte le altre fazioni di questo mondo inutile, triste e desolato. No, proprio tutti no. E la zarina è tornata nel frattempo, eccola qua, ed è quasi pronta per andare avanti. Non c'ha il patriarca, non so per quale motivo il suo patriarca do cazzo sta. Vabbè, uscirà fuori da qualche parte. Dobbiamo andare senza patriarca, andiamo senza patriarca, non c'è problema. Ok, e vorrei continuare a reclutare guardie dei ghiacci, e direte perché. Che la zarina sinergizza veramente bene con le guardie dei ghiacci. Le guardie dei ghiacci hanno anche munizioni, ma proiettili magici. E i proiettili magici, sapete cosa significa? Che fanno molti danni alla non morte, ma proprio tanti. Allora, qua Jecic purtroppo è caduta e dobbiamo andare a riprendercela. Costaltin deve impegnarsi per difendere un po' questa zona. Elena, dovevamo difendere Volksgrad. Non penso che loro riusciranno mai a essere una minaccia per noi. Però, visto che ci troviamo a Kappelburg, prendiamola. Che tanto per Erengrad non possiamo fare niente. Quindi cerchiamo di avanzare noi poco alla volta e via. Voglio vedere, a livello di tecnologie dobbiamo sbloccare immediatamente la mentalità d'assedio. Che la mentalità di assedio ci serve veramente tanto, però ci vuole molto tempo per sbloccarla. Qua gli occhi selvaggi insieme agli occhi del cuore, cioè. E vediamo un attimo cosa possiamo fare qua. Fiume Orosk, il Kislev. Ah, il Kislev, potenziamo le mura e di controllo in tutta la fazione non mi dispiace. Poi quello che vorrei fare è anche l'edificio di cavalcaorsi, se e quando sarà pronto. Quando sarà pronto, ovviamente. Quando sarà pronto. Ora i miei primi soldi. Abbiamo veramente pochi soldi da investire. Zavastra qua facciamo il mercato. Porte d'Arshwal, non possiamo fare nulla. Ok, Khemri, abbiamo scoperto addirittura Khemri, fare un trattato di pace con un patto di non aggressione con loro, no, però l'accordo commerciale me lo prendo, sono 587 in più. Anzi, non militare un po' troppo. Ora i percorritori di mondi non vogliono la pace, ma io diciamo che sono stato un po'. Dovevo provare a fare di nuovo la pace con i percorritori di mondi, perché non posso eliminare Wulfric, cioè non ho proprio gli eserciti per eliminarlo, cioè non. Per conquistare la Norska ci vuole troppi eserciti, cioè non. È un territorio molto molto complicato da conquistare, la Norska. Quindi Wulfric è impossibile, cioè, ma è impossibile proprio che conquisti quel territorio con un esercito. È proprio cioè non è una questione di nemici, cioè proprio come è fatto il territorio, che è impossibile conquistarlo con un solo esercito. Ma se per assurdo ci riesci, comunque ci metti un 3.000 turni, non. Dico 3.000 per dire una cifra, no? Per intendere tanti. La Norska l'ho sempre conquistata con 3 eserciti, cioè, o al massimo 2, però. Perché alcune fazioni della Norska non erano in guerra con me, quindi avevo modo di recuperare, cioè di avvantaggiarmi, ecco. L'accampamento di Sarno non cade. Adesso questo è un
Tyrion ha dispattato la spada di Kane nel nord e nel sotto assedio. Vabbè. Let them dash against our walls. Poi c'è Bullfrick. Vabbè. Another time. Cioè, veramente ha messo sotto assedio nord. Cosa vuole stata mano? Nel tempo di costruzione. Anche se non serve neanche niente. Tu invece fai. Favorisci la cavalleria. Betrayers! Betrayers! All around! Whatever the cost! Andiamo a prenderci Ecic. Qua intanto sta ritornando Archion. To fail or flee. Quindi Constantine va benissimo a spostarsi in questa zona. Elena. The motherland's children are overlooked! No. The Snowbringer. Ci dobbiamo fare un giro enorme. March, there is no alternative. On your feet, Kislevites. Cease. Che tanto qua la Zarina è pronta al prossimo turno, quindi qua non voglio fare nulla. Valery adesso ho bisogno che lui sbarchi. This land is mine. Devo farlo sbarcare. That's laughable. I will butcher any who interfere. Raise anchor. Bella, ciao Wulfric. We are Kislev. We do not want your pity. Ottimo. Ho diviso nord e ho eliminato Wulfric. Lord of the provinces. Ottimo. Lord of all. Highborn son. Governor of Kislev's land. A tool fit for a lord. Il campamento di Sarra che è stato saccheggiato. Zavastra che non sta là. È rischioso investirci sopra, lasciamo stare. L'oblast. L'oblast invece investiamo come? Montigoro Maddani, qua facciamo un'ora. Ostland, l'Ostland è un po' in difficoltà in questo momento. Castelvorrauken, boh, proviamo a farci le mura. Campamento di Sal, abbiamo visto, non è cosa. Qua c'è una fattoria da costruire. Caracadum, avevo detto che volevo fare le mura. Accogliere dei troll per il momento non spostiamo niente. Beshaven mi verrà presa al prossimo turno. Non ho niente da fare. Cioè, diciamo che dal punto di vista diplomatico posso soltanto sperare di fare un'alleanza militare con i nani. Vedere se si danno una mossa e mi aiutano. No, vabbè. Ora effettivamente per vincere la campagna dovrei eliminare tutta la non morte. Cioè, tutta la non morte intesa come conti vampiro, attenzione. Cioè, i conti vampiro, non è giusto dire tutta la non morte perché ce ne sono anche altri non morte. Dovrei eliminare tutte le fazioni di conti vampiro. Ma io diciamo che stando così le cose, io mi accontenterei anche di una vittoria lunga, perché insomma. Che poi vittoria lunga, ballo ad eliminare Archeon. Ci stavo vicino così, mi ha ammazzato la zarina. La genere di tumuli è più forte di noi. Motherland never falters. No, l'ho giocata. Mi ha laggato un attimo, invece di cliccare sulla risoluzione automatica ho premuto inviare avvia la partita, vabbè. Cioè anche sull'embumi sto gioco è lento a caricare, mamma mia. Vabbè, dichiariamo la sconfitta e via, dai.
Ok, Kappelburg direttamente distrutto. Vabbè, non è una grande perdita. Insediamento minore non potenziato. La colonna dei teschi cade. Qua dovrei vincere. Hearts of Ice. Great Kislev. We return. Ah, il patriarca di Zarina. Ah no, questo qua non è il patriarca di Zarina, questo qua è il patriarca di Valeri. Vai, vai. Ok. Qua cos'altro possiamo fare? Potenziamo come si chiama? Le guardie dei ghiacci. La madre patria invocata. Allora, Costantin. Qua è arrivato Archeon. Non sappiamo che truppe c'ha. Ma per il momento andiamo qui. Tanto in marcia forzata non riesco ad arrivare al tempio di Emgal. Quindi non vale proprio la pena. Quindi muoversi in marcia forzata. Le truppe di Scrag si sono ritirate. Che è una buona cosa. Allora. Come vogliamo fare? Allora, io vorrei sinceramente mandare Elena per conquistare questa zona e mandare la zarina direttamente nel cuore della Silvania fino a Castel Drakenhof. Intanto Zufbar è stata conquistata dalla Silvania. Non è un bene che... Madonna mia, ma guarda qua questi. Non è un bene che la Silvania riesce a battere i nani, cioè abbastanza inusuale come cosa, però purtroppo è così per il momento. Tornatene indietro. Te ne vai a Beshafen. Valeri. Allora, Valeri. Valeri, purtroppo devi tenere un po' botta qui in questa zona. Qua ci sta arrivando anche gli eserciti di Sigvald. Vabbè. Va bene. Anche sì, Gold sta arrivando, come è giusto che sia. Qua ste fanciulle hanno rotto il cazzo. Ah, questo qua è il sapere delle megere. È vero, hanno messo il nuovo sapere. Beh, a questo punto lo usiamo. Non ho minimamente idea di com'è questo sapere. Lo voglio provare. Vediamo un attimo com'è. L'elisir della strega. Benedizio, questo è un alito. Ok, ripristina i punti salute dei attacca gocce in espansione. Ok, questo penso che sia da spammare. Questa che roba, abilità passiva, resistenza agli incantesimi più 20%. Ogni volta che lanci un incantesimo, buona. Le paludi proibite cosa fanno? È un buff ad aria alla velocità, alla carica. Questo è buono quando c'hai i cavalcaorsi. Questo è ottimo proprio. Questo è incide massimo 5 alleati sulle unità da tiro, infusione di attacchi magici. Questo è ottimo se hai Yakshina. Questo solo Yakshina sinergizza bene. E questo invece 3 utilizzi maestria degli incantesimi. Ok, va praticamente a potenziale. Va a potenziare la maestria degli incantesimi, va a potenziare il danno degli incantesimi sostanzialmente. Quindi aumenta il danno del 40%, però fa comunque danni a secondo, però provoca anche danni a se stessi. Allora, vedere un attimo questo esercito come è messo. Lord of all. Cioè, questo Forest Hag, the troops know not what gli sparo la carica. Facciamo così. Betrayers all around. Vediamo un po' che sapere. Campamento dei Sarl. Ma lasciamo stare l'accampamento dei Sarl.
Terra dei troll, potenziamo le mura. Tempio di Emgel, facciamo il ferro e poi per l'Ostland non posso fare nulla. No, c'è la possibilità di fare ancora diversi accordi commerciali, ultimi difensori, Lauleorn e poi basta, perché commerciare poi con questi altri non è il caso proprio. Ribellione imminente nelle terre, vabbè, la torre di Crack non dovrebbe cadere, dovrebbe ritornare Azazel. No, ritornano in Orsk. Vabbè. No, vabbè, non. Sto facendo le mura là, non penso che in Orsk riescano a prendere la torre di Crack. Lui ha preferito attaccarmi Vitevo piuttosto che scappare. Vabbè, sono scelte dell'IA. Allora, questo è quello che io volevo in realtà. Oddio, forse è un po' esagerato, come addirittura due macchine mortis, tre macchine mortis. Siamo un po' esagerato qui. Ho veramente esageratino. Caspita. Non sia mai che perdo questo esercito. Non ho neanche truppe livellate. Sono tutti livelli, sono tutti bronzino, addirittura livelli 0. L'unica cosa positiva è che posso fare corner camping, però è un corner camping molto relativo, perché comunque loro hanno i Vargest che volano, quindi non è proprio il massimo. Siamo pieni di anti-large adesso, perché abbiamo le guardie dei ghiacci, però pecchiamo un po' in penetrazione e armatura magari, e abbiamo pochi eroi. No, ma faccio, vabbè, contro degli eserciti devo fare uno di quei carnel camping che non finiscono mai. Sante parole quelle della zarina, però non funziona proprio così. Zara, Zaramen, questa qua è pubblicità occulta, quello che ho appena fatto. Però io mi vesto Zara, quindi vabbè, sono un fighetto alla fine. Andiamo avanti, no? Iniziamo a sparargli un po' addosso. Madonna mia, quanti sono. Quanti venti di magia ho in tutto? 35, una miseria. Non manco molte magie. No, se sparassi sui personaggi sarebbe anche meglio. Guarda, se vieni un attimo qui. Ah vabbè, mi doveva sputare addosso praticamente con il suo dragaccio maledetto. Ma sta a far danno sta zarina con sti proiettili. Beh, questo poi si cura pure, quindi figurati. Cioè, sono più gli HP che si cura, ovviamente, che quelli lì che poi Zarina gli elevano, gli fa un cazzo. Perché poi potenza di tiro 130, è abbastanza poco. Invece è venerazione e armatura, però sti cazzi. Cioè, è solo 130 di potenza di tiro, cioè è una cacchetta. Thank you.
voglio soltanto vedere se lo riesco ad attirare contro le mie unità. Ma niente, sicuro in continuazione. Fermi, perché sennò perdete troppe munizioni. Lo eliminiamo corpo a corpo, che questo è debolissimo corpo a corpo. Abbiamo anche cavalcaorsi, che sono fortissimi con l'antilarge. Ok, eh. Per lo meno gli inizia a eliminare un lord o un personaggio, quello che è. Schieratevi. Mamma mia, come sono lenti, perché si stanno passeggiando, cioè la macchina, c'hanno anche la Magneti Tempio. Sono le macchine morti, su un incubo proprio. Fate fuoco sulle guardie dei tumuli voi. Ok, c'ho manco il patriarca, porca miseria. Oh, questi stanno caricando. Aiutiamolo un po' con sti poveri cavalcaorsi. Questi rallentiamoli. Qua ci sta il tizio. Ok. Wow, mamma mia, che è atterrato qui. Aspetta, voglio andare di qua. Mamma mia, che si è creato qui. E qua devo, anche se mi distendo molto, non devo lasciare spazi aperti, non devono arrivare nella backline. Peccato non avere un patriarca qua. Questa Magneti Tempia va eliminata subito. Usiamo qua sta magia. Ok, io ho ammazzato un altro lord. Un altro personaggio. Andiamo di qua. Adesso c'hanno i balestrieri della Silvania. C'hanno i balestrieri della Silvania. Sì raga, però sparate. Cazzarola. Questi rallentiamoli un attimo. Aspetta, voi andate qui al raddoppio, che ci sono questi cavalcaorsi che stanno soffrendo tantissimo. Anche qui iniziamo a sparare un poco qua, quindi rigiriamoci.
march for Kislev! Mother Kislev, rise of them all! The frost are mine! È che sta arrivando anche un sacco di rinforzi, quindi qua centralmente ci sono i cavalcorsi che stanno cedendo. Devo concentrare il mio fuoco qui, è perché ci sono questi balestrieri che rompono i coiones. No, dobbiamo concentrare il fuoco qui. Cazzo, stanno scappando i cavalcorsi. Vabbè. Ora devo fare in modo di supportare queste guardie dello zar che si stanno tankando 2, 4, 5 unità. E sta arrivando lo spirito del terrore. Se no devo raddoppiare qui con questa guardia dello zar. Vedete, il toppo si spara. Vabbè, ho capito, il piccolo Grom, li mandiamo qua avanti corpo a corpo. Aia. Purtroppo allora caspita Zarina. Cerchiamo un attimo di eliminare questo spirito del terrore, per favore. Qua ci sono anche dei Varghes da seccare. Anche qui ci sono un po' di gente da eliminare. Cerchiamo molto, perché le guardie dei ghiacci non hanno penetrazione armatura, ne hanno veramente poca. Quando si tratta di unità con poca armatura, tipo lui, vabbè, 80 non è proprio poca, però ci siamo capiti. Ma tipo le guardie dei tumuli ci mettiamo una vita per farle fuori. La Zarina non ce la fa proprio corpo a corpo, perde contro un lord di livello 4, cioè surreale come cosa. Questo spirito del terrore c'è morto, ok. La Zarina la devo fare indietro, non ce la fa proprio. Fate fuori questo. Voi attaccate a salto spirito del terrore. No, ma purtroppo perdiamo, che stanno arrivando altra gente da lì. Questi stanno senza munizioni. Vai qua, vai qui. Aia. Questo non ci voleva. Ok, dai, che salto spirito del terrore sta per morire. Oh, niente, questo non ci muore, è letteralmente immortale. Signore santo. Aspetta, guardi dei ghiacci, provate ad attaccare lui. Se si riesce. La cosa, voi arretrate un attimo. Anche voi rischieratevi. Beh, con 23 HP questi continuano a combattere. Ma guarda sti stronzi di balestrieri. Land is power!
Devo farli fuori, cioè non... Si stanno tornando, vai qua. Se fai una cosa, Zarina, devi andare un attimo qua, perché sti balestieri stanno a fare 6.000 danni, sono tantissimi. Rotto coglioni. Ma qua ovviamente le munizioni finiscono, arrivato a un certo punto. Allora, tu fai una cosa, devi iniziare a sparare qui sugli orrori delle cript. Allora, invece, se riesci a sparare qua sulla macchina Mortis, anzi no, tutti e due a sparare sulla macchina Mortis, che sono più pericolosi. Qua iniziamo a darli, qua rischieratevi. Andate sui cagnacci. Qua uniti. No, questa è una carrozza nera. Ok, che le guardie dei ghiacci hanno l'anti-large. Ok, qua ci sta un'altra macchina Mortis. Andiamo con i cannoni. Beh, la carrozza nera non ce ne frega niente. Qui lo ricorderemo come Lord Immortale. 13k ha fatto sto stronzo. Ma questa si sta avvicinando, sta macchina Mortis. Volete sparare, porca miseria. Questa non si deve avvicinare, che fa un sacco di danni. No, 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 via, 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 via. Allontanatevi. Cazzarola. Ok, bella sta cannonata. Ma no, 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 no. Via, 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 via. Via, 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 via. Cazzo di macchina Mortis. Via, immediatamente, tutti dietro. Ah, ha mancato la cannonata, cazzarola. Vabbè, con un po' di frecce. Maledetta macchina Mortis. Voi andate a coprire il piccolo Grom. Ci sta un'altra carrozza nera, va bene. Zari, fatti via. Ok, la carrozza nera è morta. La macchina Mortis è morta. Questa è immortale, cioè non si può fare, guarda. È livello 4, ha fatto 88 uccisioni, sto stronzo. Ok. Ci possiamo rischierare. Qua ci sta un'altra macchina Mortis, vai. Cannoni, via. Vabbè, dai, questi necromanti sono una cosa assurda. Questi sono una cosa
Si curano, cioè si rigenerano all'infinito, cioè hanno zero di statistiche e fanno e ti massacrano chiunque, cioè è una cosa assurda. Qua un piccolo Grom è scappato, cazzarola. Lo deve andare sta carrozza nera che non si riesce a distruggere. Questa quasi arriva una macchina Mortis. Io che cazzo gli racconto a sta macchina Mortis? E sta tutta fanteria, ci massacra. Bella sta cannonata, vai così. Ok, devo mandare le unità una alla volta. Questa vuole andare sulla zarina. Cazzo rompe, sta carrozza nera come sta a rompere i coglioni. Ok. Via. E sta finito le munizioni. Andiamo, andiamo il piccolo Grommo lì. Che poi si sarebbero dovuti già sgretolare, però vabbè. Aspetta, stanno senza personaggi, senza niente, si dovrebbero disintegrare. Ok. Repositioning. Follow the freeze. Very well. Ready for battle. Slay them. It is my purpose. Sta cazzo di macchina Mortis. Sons of Kislev. Devo provare a caricarla con la zarina la macchina Mortis. Ok. Questa che cos'è? La maglia di tempia. Beh, tu vai sulla maglia di tempia. Purtroppo. Purtroppo le guardie dei ghiacci non vanno bene con se ghoul delle grip e te corpo a corpo. Vai, torna indietro, Zarina. Ok, dai, la macchina Mortis ci sta morendo. Dai, 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 dai. Vai, 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 via, 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 via. Resettiamo l'altra carica. Ok, la macchina Mortis è morta. Via, 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 via. Qua carichiamoli tutti che abbiamo vinto. Dai, 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 dai. Ma che vittoria che ho fatto, raga. Via, 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 via. Okay. Andiamo sui ghoul. Via, 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 Zarina. Voi andate a caricarli. Ma no, ci sta un altro carro sta arrivando. Oh signore. Continua a caricarlo. Vabbè, qualcuno doveva morire, eh? Non lo so, io non vedo altre unità a parte questi con delle crippot che. Repositioning! Follow the freeze! The queen marches! Hearts of ice! Sarina advancing! It is my path! Dai, dai, che si stanno sgretolando. Retribution! Ok. Sono morti e anche questa è morta. Grande! Grande vittoria, direi. Grande vittoria di Rey. Mamma mia,
Che vittoria, ragazzi. Zarina con questa vittoria si prende il premio come ammazzavampiri dell'anno. Ciao! Perdo un sacco di unità, ma fotte sega. Questa è una vittoria galattica. È una vittoria galattica. E le guardie dei ghiacci non hanno penetrazione armatura sul tiro, però ti fan tanto. Hanno gestito un sacco di unità mostruose, un sacco di carri, di cavallerie. Sì, la Cascina fa più danno con i proiettili, però il corpo a corpo fa schifo da quando sono stati nerfati. E alla fine ho perso solo 3 unità, che non sono tantissime. Ovviamente reintegriamo. Deve andare molto peggio. È andata molto peggio perché dobbiamo combattere contro di lui. Vabbè, questa battaglia cercherò di giocarla e vedrò un attimo come fare per vincere, perché non è così difficile in realtà come battaglia, perché sono tutte unità che spariamo e massacriamo subito. E, video venuto lunghissimo, però questa qua è stata una grande vittoria. Grazie per avermi seguito, ricordatevi di supportare la serie. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!